Tra meno di un mese gli italiani saranno chiamati alle urne per votare per il referendum, ma non solo, in molti comuni dovranno decidere anche quale sarà il loro primo cittadino per i prossimi 5 anni. In provincia di Vibo Valentia si vota in 12 comuni, tra questi il più grosso è senz'altro Pizzo Calabro. Noi siamo andati nello splendido Borgo Napitino per incontrare tutti e 4 i candidati a sindaco e abbiamo fatto loro la stessa domanda, e cioè perché votare la loro lista. E queste sono state le risposte che ci hanno dato, rigorosamente in ordine alfabetico. Votarla perché è da diversi anni che ci impegniamo di problemi nel sociale, nel territorio, e noi rappresentiamo quella parte di popolo, di gente che ha realmente bisogno e che quindi deve avere una rappresentanza nell'ambito delle istituzioni. Amiamo questo paese e pertanto siamo pronti ad impegnarci in maniera col cuore, proprio buttare il cuore oltre l'ostacolo affinché questo paese possa risorgere. Votarla perché Pizzo è una città importante della provincia di Vibo Valentia, ha una sua storia, una sua identità che purtroppo nell'ultimo periodo è stata un po' deteriorata dagli avvenimenti che si sono succeduti, e quindi dare la giusta dignità a un paese meraviglioso come Pizzo attraverso una buona politica. Votare noi perché abbiamo, secondo noi, le soluzioni ai problemi. Abbiamo una squadra abbastanza coesa, convinta, che non ha paura di approcciarsi a quelli che sono i problemi seri di questa comunità. Effettivamente Pizzo ha un problema serio, che è quello di uscire dalla situazione commissariale. Troveremo sicuramente un municipio con varie problematiche, ma siamo abbastanza bravi per poterle risolvere. Non siamo solo noi bravi, noi ci mettiamo la volontà, ci mettiamo l'impegno e noi vogliamo risolvere i problemi della città di Pizzo. Intanto io credo nel cambiamento. Votare noi significa votare il popolo stesso, anche perché questo momento per noi è molto significativo. C'è la necessità di far ritornare la propria identità a Pizzo, ma soprattutto ai pizzitani. Abbiamo un progetto che l'abbiamo condiviso con la popolazione, penso che assieme poi possiamo portarlo avanti. C'è una necessità, quello di far sentire ancora di più ai pizzitani questa appartenenza e questa identità. Noi possiamo rappresentare il popolo.